Oggi il Bea d'Africa o Mal d'Africa è piuttosto un mal d'Italia ed è dedicato ai lettori del Fatto, sia sulla carta stampata che su internet, che si lamentano, forse con qualche ragione, del mio mischiare le cose della politica con le cose del calcio. C'è qualcuno che si chiede, ma insomma, se deve parlare di calcio, parli di calcio, della nazionale, della posizione di Marchisio piuttosto che di Iaquinta, dell'ernia di Buffon piuttosto che dell'età di Cannavaro, ma non mischi l'Italia del calcio con l'Italia delle istituzioni, con l'Italia dei Berlusconi, con l'Italia della politica. Praticamente facendo così non ci fa capire niente e addirittura in qualche modo ci discrimina a noi tifosi che vogliamo vedere le partite dell'Italia. Almeno questa è la posizione di qualcuno, è una posizione rispettabile nel senso che la prendo ovviamente in considerazione. Temo che ci sia un equivoco di fondo e forse dipende da me, non lo so, magari dipende dalla mia mancanza di chiarezza, strano perché queste cose le sostengo da 30 anni, ma insomma va bene, ci saranno i lettori giovani. Allora, il punto non è il calcio in sé, il punto non è nemmeno la nazionale azzurra in sé, perché per quel che riguarda il calcio, mentre noi parliamo, stanno fallendo un sacco di società di serie C, cioè la terza categoria, la Lega Pro di prima divisione, stanno fallendo e se faticano a rimanere a galla le società di B. Quindi forse l'attinenza fra il calcio e la crisi economica italiana c'è, ma lo vedrete nei prossimi giorni, lo leggerete sui giornali. E non è nemmeno la nazionale, dicevo, perché la nazionale fa la nazionale. Alla nazionale si chiede di giocare bene, di distrarci, fra virgolette, di vincere e soprattutto di tenere in piedi sostanzialmente un business fenomenale come quello del calcio italiano internazionale attraverso i diritti televisivi. Con i diritti fanno di tutto, per esempio mentre vedrete questo video non farete una riflessione sul fatto che addirittura cambiano i calendari delle partite. Fino adesso si sono giocate delle partite nell'ordine dei gironi A, B, C. Da oggi giovedì cambiano le partite, per cui si giocano prima le partite di un girone e poi si finisce il turno del girone precedente, solo per diritti televisivi, per questioni di vantaggio. Va bene, allora qual è il nesso fra l'Italia che gioca, l'Italia azzurra, e l'Italia politica? Che purtroppo da che mondo è mondo la politica e la politica di governo usa i mondiali di calcio, usa la nazionale di calcio, usa i circenses dell'antica Roma, per fare il paragone più immediato e più storico che ci riguardi, per distrarci. Se noi riusciamo a non farci distrarre da questo e vediamo la partita della nazionale e non investiamo tutta la nostra emotività in quelle due ore di partita e poi se l'Italia vince e va avanti magari nei festeggiamenti, ma ci ricordiamo di noi stessi, della situazione del paese, è forse più importante che non tifare per l'Italia. Insomma, anche se le due cose possono non essere collegate, io preferirei qualche legge decente in più in Parlamento e non quelle dimostrazioni di degrado che ci vengono offerte quotidianamente, che non un gol in più di Gilardino. Dice, vabbè, ma visto che deve segnare, che segni Gilardino. Sono d'accordo, mi auguro che segni Gilardino, che non segna da un pezzo, anche se magari salterà un turno prossimamente, ma insomma, mi auguro che la nazionale giochi bene e vada avanti. Sono due cose distinte, non credo che sia il calcio a essere malato in quanto calcio, in quanto l'idea di calcio. È malata la gestione del calcio come è malata la gestione italiana della politica che comprende il calcio. Se non è abbastanza chiaro questo per un giovane lettore, per un anziano lettore, io non so davvero come fare. Cioè sarebbe come se voi nel seguire le partite aveste dei compartimenti stagni. Adesso c'è il lettore o telespettatore che guarda la partita e dopo si ritornerà a essere cittadini. Il problema è che non si è mai diventati cittadini in questo paese e sembra una continua, ininterrotta partita di calcio. E non va bene, per un paese che sia decente, civile, non va bene. Perdonatemi questo che non è nemmeno uno sfogo, ma è una istruzione per l'uso, una specie di nota a margine di questi commenti, se no non ci capiamo. Ripeto, si può discutere di Lippi e della Nazionale, si deve discutere di Berlusconi, di Napolitano, di Bersani e via dicendo, ma forse dare la parte
parte più emotiva di noi al calcio, dimenticandoci di tutto il resto, non è una buona soluzione. E se ci ritroviamo il paese che ci ritroviamo oggi, al di là della sua nazionale di calcio in Sudafrica, è proprio perché siamo disponibili a tifare per qualcuno. E non mi sta bene un paese, a me personalmente, che invece che tifare per la squadra di calcio tifi per o contro Berlusconi, per o contro Bersani, tifi per tutto. Un paese di tifosi così si va a far fottere, non ci sono santi.